Cari amici telespettatori, siamo ora in diretta per questa anteprima di puntata del 2 marzo 2024. Quest'oggi parleremo di tutto, ci sono vari temi da trattare, tra i quali The Voice, ma anche i vari sport che ricominciano la stagione, la Formula 1, il moto mondiale. Per quanto riguarda questi argomenti qua, ne stiamo già parlando in diretta da qualche minuto, quindi vi rinnovo il buongiorno per chi fosse in diretta solo ora. E vorrei parlare di un po' di tutto, insomma, parlando anche dei compleanni di oggi, da Giuliana Moes Moretti a Maida Bacco, tutti coloro che festeggiano gli anni quest'oggi 2 marzo. E poi vorrei parlare della Serie A, in quanto il Milan è riuscito a vincere a Roma con la Lazio in una partita non semplice, dove la formazione di Pioli nel primo tempo non ha molto meritato, anzi ha fatto molta fatica, mentre nel secondo qualcosa in più si è visto, tant'è vero che poteva anche fare 2-0, ma uno è stato annullato, poi l'arbitro ha combinato le sue ammonizioni a non finire, e quindi diciamo che è stata una partita un po' arbitrata all'inglese, se vogliamo dire. Ed ora, amici, prima di iniziare la nostra propria vera trasmissione, andiamo con la nostra sigla. Questa è Losing My Religion di Iran, quindi signori e signori, sigla! I thought I saw you try.
That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Ed ora eccoci in diretta esclusivamente per voi, questa puntata inizia qua, iniziamo a parlare come sempre dei compleanni, di cui già vi accennavo prima. Poi, quest'oggi, devo dire che è anche il 2 marzo, quindi siamo entrati in un mese che si prevede l'inizio della primavera, anche se la primavera tarda ad arrivare. Per il resto ci sono tanti argomenti, abbiamo visto The Voice Senior, abbiamo visto ottimi cantanti, felici personalmente di aver visto Danilo Melio, che ha scritto per molti artisti come Anna Oxa, tanti altri, e felici di aver scoperto tante altre voci delle quali non ne conoscevamo l'esistenza come cantanti oppure come artisti. Detto questo, amici, un plauso va fatto alla formazione di Pioli, perché comunque dopo aver fatto un primo tempo così così, se la sono cavata 1-0, ma credo che nel secondo tempo effettivamente ed onestamente, non perché sono milanista, meritassero un risultato più rotondo. Detto questo, ci sono tanti concerti e fra i singoli che vanno più in rotazione c'è sicuramente 100 messaggi di Lazza. Tra il Mavero, un brano che era fuori Sanremo, va bene in classifica. Chissà perché, non me lo spiego, ma è così. Ed ora, amici, passiamo ad altri temi, ma prima un piccolo stacco pubblicitario e poi ritorniamo. Quindi linea alla regia e ci risentiamo fra un minuto. Prosciutti cotti rovagliati, l'eccellenza e la qualità di un prosciutto buono. A soli 10 euro, partendo da un'offerta di 25 euro solo per questo mese. Ed ora, amici, eccoci ritornati dopo una brevissima pausa. Ci avviciniamo a fine programma, ma non prima di aver sentito la nostra sigla finale. Quindi mi dicono dalla regia che non sono ancora pronti e quindi continuerai un po' a parlare di quello che vedremo durante l'estate, vedremo tantissimi concerti, sappiamo che
prosegue tutte le manifestazioni che da ora proseguono a raffica, e quindi sarà una bellissima estate, una primavera altrettanto bella. E così. Ma ora dalla regia mi dicono che è pronta la sigla finale. Andiamo a Corso Unito del 93. E dopo questa canzone ci saluteremo, amici. Dell'ora ti ha appena preso per la Motucci, appuntamento alle 9:30, ma io per non fare tardi forse ho cannato da Dio. Alle 9 sono già sotto casa tua. Tu che scendi bella come non mai, solo anni che sognavo sta storia, lo sai. Sento il cuore che mi rimbalza in bocca e tu, con un po' di palcocino che ti tieni su, un seno che così non si era mai. Thank you.
modo quando vinci dai. Vieni su da me che tanto non ci sono niente. Io mi fermo a prendere una bottiglia perché voglio festeggiare questa figata con te. Anche se forse non mi sembra neanche vero. Ed ora amici, è tempo di chiudere questa nostra trasmissione. Un abbraccio a tutti quanti voi e un saluto dal vostro Samuele Coriolato. Quindi continuate a seguirmi nei vari social. Ciao a tutti e a presto!